Eccolo qua, qua diciamo c'è la mia password. La password per entrare nel Per sito del Movimento 5 Stelle. entrare nel sito, esattamente. E qui vieni bloccato. Le credenziali che hai utilizzato non corrispondono a un utente Attenta, autorizzato. verifica lo stato del tuo profilo. A dire il vero, non entro neanche dal sito più di Beppe Grillo, Perché una perché volta potevi entrare anche da sì, quello? io ero un utente certificato del sito. Io sono Stella. iscritto da anni, sono iscritto, ho votato, l'ultima mail che mi è arrivata è del 6 febbraio. Quindi 6 febbraio Se eri ancora iscritto, febbraio diciamo. ero ancora iscritto, oggi non è più così. Io Perché cosa hai fatto? L'hai sbagliato? di sbagliato semplicemente più volte mi è capitato di sentire, di dire che c'erano alcune cose da migliorare. Questa cosa che tu ci hai fatto vedere, cioè questa disiscrizione, è avvenuta, cioè ti hanno chiamato, ti hanno scritto, te No. l'hanno detto? No, semplicemente parlando con altri amici che non riuscivano più a entrare nel sistema, sono andato a mia volta a provare se l'accesso era attivo e mi sono accorto che non era attivo. E quindi non è successo solo a te. È successo a molte altre persone a Bologna e notizie dicono, diciamo, in tutta Italia. Praticamente sono state segnalate delle persone che, senza essere avvertite, sono state cancellate dal sistema. Quindi epurazioni di massa, praticamente. Bologna il movimento è morto, qui è cominciato e qui è finito, perché qui si sono verificati degli avvenimenti che sono stati solamente l'embrione di quello che poi sarebbe successo a Roma. È un anno e mezzo che critichiamo il movimento per timore o per timore che ci candidassimo o che votassimo determinati candidati, insomma in qualche modo siamo stati cancellati senza spiegazione. Tutti quanti? Votavamo fino, abbiamo votato la legge Io sono stato elettorale, candidato alcuni quattro articoli, volte, eccetera, sono stato tutti voglio dire, candidati, abbiamo sì. votato per i candidati. Però siamo stati cancellati. E la prova che fossero realmente iscritti al blog è in queste email, alcune recentissime, di appena un mese fa. Qua ci sono oltre 400-500 persone che sono state espulse. 400-500? Sì, consiglieri regionali, consiglieri comunali, attivisti di base. Quando sono state, per esempio, votate le espulsioni, loro tutti ti hanno detto, no, che hanno tutti votato contro. Cioè, in quel momento lì, Casaleggio, in quel preciso momento della votazione, ha l'elenco di quelle 4.000 persone che in tutta Italia non sono d'accordo con lui. Quelli sono gli espulsi. E chi ha il 99% del controllo e ha per di più dello strumento informatico, cioè è Dio. Il problema è che la proprietà di questi strumenti non può essere in mano di due persone. Il movimento ha avuto una svolta 2 anni e mezzo fa, quando Casagrillo si è accorto che effettivamente avevano creato un movimento democratico, dove l'uno vale uno valeva veramente. Di conseguenza cosa succedeva? Che perdevano loro il potere. Loro si sono trovati nella condizione di dire, beh, noi abbiamo creato questo movimento stupendo. Però non contiamo niente, contiamo come gli altri. Non va bene così. Hanno deciso di creare una gerarchia. Hanno gli annusatori. Gli Sì, gli annusatori. annusatori sono quelli che si mettono in fila. Appena Grillo fa una scorreggina vanno subito lì ad annusare. Dove loro comandano e dopo ci sono gli annusatori dietro che eseguono, che a sua volta hanno altri annusatori. È un effetto a cascata, come in un partito tradizionale. Secondo voi questa cosa che è successa qua è successa solo a Bologna, solo per voi? No, in quasi tutta Italia, no. Io mi sono sentito con molti attivisti in Italia, altri consiglieri, è successo praticamente dappertutto, per avere la sicurezza comunque del voto pilotato. Ma i due piani quali sono? Sono chi vota Grillo e gli attivisti. Gli attivisti sono un gruppo di cittadini che hanno creduto in questo movimento per costruire in un certo modo. E questi non hanno voce in capitolo, lui li ha fatti fuori, li usa per le elezioni, per le cose, poi non contano più niente. Tutto il resto degli elettori sono gli italiani che sono delusi, che sono disperati, perché eliminare gli attivisti cosa gli fa perdere? Lo 0,3%? Cioè perde 100.000 persone in tutta Italia? A lui non gliene frega niente, va dritto verso il suo piano e basta. Da mesi che le persone si fanno delle domande e che pensano in qualche modo di ricostruire un movimento che rispetti lo Vero. spirito originario. Poi, Forse ha ragione Grillo a non volervi nel suo movimento perché sa che state organizzandovi per altre cose. Non ci ha permesso, non confondere la causa con È una l'effetto, lotta fra la democrazia dal attenta, basso. siccome l'etichetta M5S è di un padrone, voglio dire che ha cambiato i principi e i valori, e noi cercheremo di portare avanti sempre Senza quelli. leader, senza leader, finalmente senza leader. Io
incominciato nell'estate scorsa a rincontrarmi per caso con alcuni fuoriusciti della prima ora del Movimento 5 Stelle o espulsi dalla prima ora, e è nato un paio di settimane fa questo sito che si chiama Uno Vale Tanto. Lei è Federica Salzi, consigliere comunale di Bologna, espulsa da Beppe Grillo dopo un'apparizione non approvata in un programma televisivo. Allora, sicuramente Casaleggio ha la lista di tutte le persone da fuori. Una volta eravamo in ufficio in comune e Mugani era al telefono con Casaleggio. Il consigliere comunale di Bologna, che secondo voi è la persona di riferimento di Casaleggio, era al telefono con Casaleggio. E proprio sentivo che stavano dicendo, sì, ma poi fa qua, chi c'è ancora? Che sì, perché c'era Vandini, sì, è Vandini, quello è ancora uno da... Cioè, stavano facendo l'elenco delle persone che comunque erano critiche nei confronti del movimento, e lui era al telefono con Casaleggio. E questo secondo te è una prassi non solo sì, bolognese, è una prassi... Ovunque. In Sardegna, dove non è stato possibile, dove Casaleggio non aveva delle figure di riferimento forti, non ha presentato la lista alle regionali. Cioè lui, piuttosto che non avere territorio sotto il controllo, quel territorio lo elimina, non lo fa partecipare.